Latina ha giocato troppo male, troppo male. Tranne quei 20 minuti, no, nella ripresa. Quando c'è, prima di fare il gol giocavano benissimo e poi sono calato. Lei non è ottimista? Sì, sono ottimista, però dipende anche dal giocatore, perché non si passano la palla uno con l'altro. Secondo me il Messina era una squadra che poteva fare molto ma molto bene. Probabilmente è stata impostata in maniera, diciamo, non troppo concreta, non troppo. Oggi un Messina a doppio voto, inguardabile il primo tempo. Perché nel primo tempo, come al solito, sembra strano, ma perde parecchio della sua verve nel giocare il primo tempo. Poi nel secondo tempo sembra quasi. Avrebbe anche meritato la vittoria. Poteva anche vincere, o per me, se avesse insistito nel gioco, poteva anche vincere. Che sensazioni ha per i play-out? Guarda, se si convince che una squadra che può farcela, ce la farà di sicuro e ci salveremo di sicuro. Ci siamo accontentati, potremmo fare di più. Ecco, diciamo che dopo il pareggio il Messina si è fermato, ha dato questa impressione. Forse era quello l'obiettivo, non hanno avuto gli stimoli necessari, forse avevano caldo, non lo so. Sappiamo già da un pezzo che ci toccano i play-out, ecco, c'è un'idea quale potrebbe essere l'avversario ideale per noi? No, l'avversario non importa, devono uscire gli attributi, l'avversario non conta. Siamo qui a raccontare l'ennesimo pareggio, una squadra che non vince però non perde da 6 giornate. È il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? È mezzo pieno, io comunque non vengo spesso allo stadio. L'impressione di oggi qual è stata? Una bella impressione mi ha dato sinceramente, però poteva fare di meglio. Però secondo me qualche gol è scappato, tipo che poteva tanti pali, esatto. Quindi il pareggio sta un po' stretto. Sta un po' stretto, sì, dai, ci sta, dai. Si può anche stare. Allora rimaniamoci in questa lega, però. È una delusione stata, perché il fatto di essersi fermati a 20 subito dopo il pareggio è stata. Mi sono sentito preso in giro, sinceramente. Cioè, si poteva continuare ad attaccare, almeno. L'impressione è stata quella, la mia impressione è questa. Un Messina a sprazzi, eh? Ma più che a sprazzi fanno passaggi incomprensibili, non riesco a capire, manco la peggiore squadra di Serie D che ho visto negli anni precedenti, facevano certi passaggi, certe azioni. Senti, ormai da un pezzo ci siamo fino al collo per i play-out, no, eccetera, volevo un suo pensiero su quello che sarà del Messina, speriamo a salvezza acquisita. Lei come la vede tutta la vicenda della società, il suo pensiero? No, non so che dirle. Che sensazioni ha? E vabbè, lo monaco è già da metà anno che dice che molla, quindi a questo punto non si può sapere esattamente cosa sta pensando. Ma lei ha qualche timore che dopo lui, se dovesse confermare la sua decisione, ci possa essere il rischio che il calcio sparisca? La sua sensazione. Abbiamo avuto precedenti impressionanti. Effettivamente non c'è nessuno che possa prendere la squadra, ma io non lo vedo qualcuno in grado, una cordata, qualcosa che possa prendere la squadra. L'importante è che non ci sia il CDM di mezzo.